Sono le 7:15 del mattino, ci troviamo a via 24 Maggio davanti all'ASL dove si vengono a prenotare le esenzioni. Già c'è una fila enorme in queste ore di cittadini che devono rinnovare l'esenzione perché altrimenti si trovano nella situazione di dover pagare visite e medicinali che altrimenti sono costosissimi. Da quanto tempo siete qui in fila? 6:15 io, sono il quinto, il sesto. E quando ha ritirato il ticket? E non lo so. Il numeretto per entrare, quando l'ha preso? Ancora non lo prendo. Ah, ancora non lo prende, quindi c'è il rischio di poter venire anche domani. Domani devo venire un'altra volta a ritirare, cioè non lo so come funziona, non saprei proprio. Per l'esenzione, quindi in questo momento le è scaduta, quindi farmaci, quello che le serve, deve pagare. Io ho i farmaci a vita e non posso prendere, cioè devo prendere per il sospeso o pagare per farmi la mia cura mattutina, tutte le mattine. È un caso che avete segnalato voi 5 Stelle, quello delle file qui a via 24 Maggio per l'ASL. Effettivamente il riscontro c'è, ci sono parecchie persone che probabilmente dovranno tornare domani. Avete esposto dei cartelli con la scritta vergogna. Sì, prima di tutto noi abbiamo raccolto le doglianze di cittadini che ci hanno segnalato questo disservizio che nasce da un'assoluta mancanza di organizzazione dal nostro punto di vista e quindi, come nello spirito del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo segnalato, credo correttamente, inviando una nota alla stampa contestualmente alla PEC rivolta alla direzione dell'ASL, che però non si è minimamente degnata di risponderci né in maniera formale né in maniera informale né attraverso una nota stampa per spiegarci i motivi di questa pessima organizzazione. Abbiamo avuto in supporto il dottore De Lorenzo, che è persona competente, che ha lavorato per tantissimi anni all'interno di queste strutture, che ha sposato la causa e quindi stamattina abbiamo sentito il dovere di essere qui accanto ai cittadini per sostenere questa battaglia che ci sembra il minimo di civiltà in una città come Benevento. Ci sono anziani, ci sono persone che comunque hanno problemi, costrette a file dal mattino, che probabilmente si protrarranno non per ore ma per giorni. Sì, purtroppo scopriamo anche stamattina che ci sono persone che pur di avere questo agognato bigliettino sono qui dalle 5 del mattino, spesso per più giorni e sono persone evidentemente in uno stato di bisogno che può essere l'indigenza, può essere la malattia e quindi considerato che le mattine diciamo, di questo avvio di primavera sono ancora fredde, si espongono come dire, alle intemperie, al freddo, ripeto, nel 2017 è assolutamente intollerabile che non si trovi una forma di razionalizzazione e di organizzazione che lenisca al massimo, come dire, le sofferenze delle persone. Dottor De Lorenzo, anche lei qui per protestare assieme ai 5 Stelle per una situazione che è stata già segnalata qualche tempo fa. Ci sono file chilometriche che si protrarranno per giorni, probabilmente. È una situazione, credo, indecorosa. La cosa grave è che quando il 5 Stelle ha fatto l'appello e ho fatto anch'io l'appello invitando a una protesta pacifica, nessuno ci ha risposto. Avrei immaginato perlomeno una risposta, anche se formale, ma una risposta. Il silenzio tombale. Qui continua normalmente tutte le mattine uno scempio della sanità. Io credo che perlomeno qualcuno si svegli e credo che sia ora che si svegli qualcuno. Intanto queste persone nella vacatio del rinnovo dell'esenzione devono pagare farmaci che sono costosissimi e che per loro sono molto importanti. Questa è la cosa grave. Io lo vedo perché poiché mia moglie è medico di base, quindi nello studio, vicino a me sta mia moglie col suo studio, e la gente giustamente protesta, perché quando nel momento non possono essere scritti i farmaci, devono andarla a comprare. La persona verso la quale il paziente protesta, poi è il medico, non si rende conto perché non lo volete scrivere. Quindi è un giro vorticoso che è gravissimo, ma la cosa molto grave è che il governatore De Luca non si sta rendendo conto dello sfascio della sanità in questo paese.